bello. Alzi già, forza! I ragazzi della mia vita. Domani alle 21.10 sulla 5. Quando arriva la band, Jerry farà una prova del suono e chiedi se sono contenti, non solo Jerry, perché... Lacey, che fai, Lacey? Eccomi. Dai, stammi dietro. Ero col sorvegliante, l'ho messo al corrente. Cancellalo dalla lista, i camerieri ci sono. Aspetta, non è l'altro. Ottimo. Ehi, trattatela bene, Beth ne ha già passate tante. Ciao, Paris. Rory, ho timbrato. Beh. Come c'è la freccia, che va lì? C'è la freccia. Mamma mia, mamma mia. Ma dove l'ha trovata? Nella discarica, scusa. Io no, attenzione a parlare della mia agenzia di fotomodelle. Allora, amici, Jimmy Ghione, che in Italia è fotografato più di qualsiasi monumento, ha scoperto quella che sembra proprio una struttura di vendita piramidale, che come sapete è fuori legge. Vediamo, non l'ho dato via però. Perché è stato servito. No, aspettavo i piccioni sul monumento. Queste persone ci stavano cascando, ma meno male che ci avete chiamato perché adesso appunto volete smascherare il tutto. Francesca, prego, cosa ti è successo? Allora, siamo stati invitati da degli amici a partecipare a una riunione a casa di una signora dove, insomma, mettendo una cifra da 250 euro si poteva, insomma, ricavare alla fine un 7.000 euro mettendo i 1.000 euro. Quindi, diciamo, una vera e propria catena basata sulla solidarietà, portando a sua volta due persone e poi queste altre continuando così, di arrivare a guadagnare, diciamo, facilmente nel giro di un breve tempo. Ecco, ma senti, ci sono dei prodotti in vendita oppure si parla solo ed esclusivamente di denaro? Solo denaro, non c'è nessun prodotto. Noi manderemo dei ganci e andremo a vedere quello che succede. Seguiteci. Il nostro gancio va all'appartamento. Della finanza informale di cui ti sto parlando è uno scambio di piccole somme fra parenti, amici e conoscenti. Quindi sono delle piccole somme che non mettiamo dentro questo sistema e ce lo passiamo. Ci passiamo queste somme. Però messo in questo sistema una piccola quota diventa una grande quota. Come se tu avessi un momento di difficoltà, vai alla tua mamma e dici: guarda mamma, sto in deficit, mi presti di lei, però te le ridò. Questo è il sistema della finanza informale. Sembra un'utopia, però. Però è vera, perché ci sono tantissime persone che fanno questo discorso, ne siamo già 300. Quindi stai tranquillo, perché siamo proprio nella legalità. Va bene. Va bene. Tranquillo. Anzi, allora, ci stanno pure i finanzieri. Ah sì? Sì. Nei vari incontri i nostri ganci sono riusciti a filmare anche del denaro. Avete visto? Centinaia di euro e altri ancora nella busta, per cui pensate quanto denaro gira in questi incontri. Jimmy va sul posto. Buongiorno, Jimmy Ghione, Striscia la Notizia. Come va? Tutto bene? Oddio. Allora, la catena di Sant'Antonio, come funziona? Avete visto la signora? Appena vede Jimmy Ghione, fa sparire la busta con i soldi. Come funziona? No, ci deve spiegare lei qual è il suo di gioco. Mille euro se ne guadagnano sette, le scatole. No, ma ci spieghi un attimo, con calma. Sì, con calma, intanto uscite qua. Com'è, signora, la finanza informale? Scusate, volevo solo dirvi, fate attenzione perché non è legale quello che state facendo. Se c'è qualcuno che guadagna, qualcun altro ci rimette. Signora, le catene di Santa, ce lo spieghi fuori? Come no? L'euro? No, guarda. Perché mi sta cacciando? Perché posso è una casa privata. Signora, ma lei non posta? Sì, ma lei, signora, non può fare una cosa del genere. Allora, chiami l'avvocato. Ma come chiami l'avvocato? Allora, amici, come avete visto, siamo stati cacciati. Noi vi vogliamo ricordare che le catene di Sant'Antonio sono vietatissime e che moltissime persone, al posto di guadagnarci, ci rimettono. I soldi facili non sono così facili. Per ora è tutto, ma ne riparleremo. Jimmy Ghione, Striscia la Notizia, San Benedetto del Tronto. Parole sante. Bravo Jim. Ma la sposa è sempre lì, La sposa c'è la sua freccia. Sì, ma scusi, la freccia non serve, c'era già qua la freccia. Non vedi, c'è una freccia qua davanti. È la mia fotomodella. Ma per favore. Adesso attenzione amici.
ragazzi, perché questa è clamorosa. Vi mostriamo un fuori onda pazzesco che apre squarci inquietanti sul passato e sul presente delle istituzioni del nostro paese. Occhio, ma soprattutto orecchio, perché certe istituzioni hanno Al TGCom 24 sono ospiti l'ex guardasigilli Claudio Martelli e il giornalista Sandro Provvisionato. In attesa di andare in onda, i due parlano di tutto, anche di temi scottanti. Uno che ha fatto un gran casino nella vicenda Moro e Cossiga. Ha fatto un casino. Perché lui era uno di quelli che, quando temeva di essere chiamato a rispondere di qualche decisione, di qualche atto, buttava per aria la scacchiera tutto. Ma credo che anche abbia avuto anche una coscienza storica. Perché lui non ha mai spiegato perché fa un'unità di crisi al Ministero della Marina e ci mette Gelli, insomma, capisce. Sì, ma i suoi consulenti per la crisi. Si pensa che qualche mese prima l'aveva invitato a cena me e Formica. Scherzando, ma non troppo, ha detto, dovremmo farla noi una P3. La confidenza di Martelli è un vero scoop, ma il piatto forte è l'impietoso commento sui PM antimafia. Questa cosa che dire, non la pensi? È difficile capire. Io ho anche la sensazione che il PM sia navighe nel caos. E dunque non escludo che anche lui si inventi delle cose balorde. Da quello che conosco io, lui non è una cima. No, proprio no. Già non era una cima l'altro che se n'è andato. Se fa la gestione di Scarantino, è sulla parte sua. E lì con sei malafede o sei stupido? Lui è stupido. E forse anche malafede. Però è anche forse anche malafede. Il giudizio dei due illustri commentatori è a dir poco tranchant. E in conclusione l'ex ministro della giustizia si abbandona a una profezia davvero catastrofica. Malissimo. Ma credo finirà in un nulla questo processo, finirà in un nulla. A secondo del servizio, no, ma in onda si alza da sé. È stato casuale. I nostri Fabio e Mingo, inseparabili come il sugo con la trippa, si sono imbattuti in un mago cartomante che sostiene di guarire di tutto, pensate, anche le malattie che non esistono. Con lui non ce la farete, secondo me. Cari amici di Striscia, ci sono arrivate molte segnalazioni che riguardano un mago che riuscirebbe a risolvere qualsiasi problema. Per dimostrare che si tratta di una bufala abbiamo mandato i nostri ganci, che in un caso hanno parlato di una malattia completamente inventata da noi e nell'altro caso dell'impossibilità di avere figli, quando invece la nostra attrice ne ha ben tre. Guardate un po'. Nel tuo giro, Marco, gli hanno diagnosticato una malattia molto rara. È la sindrome di Dimetam. Voi avete avuto altri casi di questa malattia? Ah, sono studiato fuori dal lavoro alla Libera Università di Medicina. Ah. La famiglia che mi faccia va, è abbastanza consistente. Si è consigliato di eliminarla, anche se richiederà un po' di tempo. Che diciamo, ci vuole servizio una mezza. Tutti questi incontri non costano 20 euro la volta. Mentre inizialmente, per che io compro il materiale per fare l'esercizio, purificazione, liberazione e anche protezione della mano di grazia, non so se adesso è la volta della nostra attrice che finge di non poter avere figli. Sono 7 anni, dove noi non riusciamo assolutamente ad avere figli. C'hai un occhio tra cui rinfigge, non sia tendenza distruttiva. Un occhio può bloccare qualsiasi cosa nella vita, compresa anche quella di avere i figli. Dobbiamo rinforzare anche gli organi sessuali, sì. E sia il vostro marito che le vostre. E semplicemente sono delle cure a base di vitamine particolari. La vitamina non è una vitamina normale, è una vitamina dove è stata messa la spiritualità sopra, insomma. Per due persone sono 1200 euro.
ed ecco dei preziosi consigli pratici. Deve fare l'amore e non deve lavarci almeno per due ore. L'amore devi fare con le gambe alzate, devi stare stesa. Vedrai che ti piacerà anche fare l'amore, così è un modo che fa bene anche la donna. E lo spermatozoo deve andare verso giù, la posizione è questa qua, dalla donna, ok? Sì. Possibilmente anche con le gambe alzate, tutte e due con le gambe alzate, ok? Sotto un paio di cuscini, lo spermatozoo al posto di scendere, al posto di uscire fuori, lo seminare, va dentro. Solo 5. Visto? È proprio il caso di andare a farci quattro chiacchiere con il madre. Salve. Mingo. Mink e Fab, e Striscia la notizia. Ma lei l'ha studiata la sindrome di Dimetan?